Le fonti Fast Finance, il nostro spazio dedicato all'educazione finanziaria, ma non solo, ai punti base di quello che ruota intorno alla finanza, come sappiamo perché lo ripetiamo sempre e forse non ci sarebbe bisogno di ripeterlo se non fosse che questo magari può aiutare a sensibilizzare ancora di più sull'argomento, è un po' il nostro tallone d'Achille, quello dell'educazione finanziaria, perché l'Italia si posiziona, secondo alcune statistiche della Banca d'Italia, ma anche dell'Ocse, tra gli ultimi posti proprio, gli ultimi posti per quanto riguarda l'alfabetizzazione finanziaria. Ancora è un tema, anche se ultimamente si stanno facendo un po' di passi avanti, se ne parla di più indubbiamente rispetto a prima, però è ancora un tema un po' sommerso che sembra non avere la stessa importanza di altre materie. Perché uso la parola materie? Perché l'educazione finanziaria dovrebbe proprio a pieno titolo entrare a far parte dell'educazione personale fin dai primi anni di età, quindi fin dalle scuole, perché questo potrebbe aiutare, poi no, come un po' come tutte le cose, a avere maggiore consapevolezza, che la consapevolezza finanziaria fosse più immediata e più inconscia, senza bisogno poi di mettersi al passo quando si è adulti, anche perché l'educazione finanziaria ha a che fare con la nostra economia quotidiana e mi verrebbe da dire che ancora di più bisognerebbe essere pronti ad arginare, insomma, poi delle problematiche come quelle che stiamo vivendo adesso, perché ovviamente ciò che sta accadendo tra la Russia e l'Ucraina e ciò che sta accadendo sui mercati ha riflessi importanti su quelle che sono le nostre tasche, i nostri portafogli, e dobbiamo essere in grado di gestire soprattutto le emergenze, ma non solo, anche quando non siamo in periodo e in momenti emergenziali. Allora, intanto io saluto Luca Lixi che sale sulla cattedra con me quando c'è questo appuntamento, insomma, uso sempre questo termine simpaticamente parlando, consulente finanziario indipendente e fondatore di Lixi Invest. Luca, grazie per essere con noi oggi. Ciao Manuela, grazie a te per l'invito e un saluto a tutti. E allora, e poi c'è anche, lo chiamo ospite questo, perché è un cofanetto, guardate, io l'ho ricevuto proprio da Luca e l'ho anche, insomma, fotografato, ne ho parlato perché è molto interessante, sapete quanto io tenga l'educazione finanziaria, è un cofanetto che contiene, adesso ne parleremo, dei libricini, dei piccoli manuali, per così dire, lezioni essenziali per investire con successo. Io dico subito una cosa, Luca, poi ti do la parola e mi racconti un po' come hai avuto questa idea. Questo, intanto già tantissimi investitori hanno questo cofanetto, contribuirà all'alfabetizzazione finanziaria di migliaia di studenti delle scuole medie tramite un progetto e poi al finanziamento di tre borse di studio del valore complessivo di 10.500 euro nell'ambito di un altro progetto che si chiama Io da Grande Sarò. Adesso parleremo di entrambi i progetti. Allora, Luca, quindi complimenti perché l'obiettivo è veramente nobile. Quando nasce questa idea? Ma è un'idea che ci è venuta nel corso del tempo. Siamo attivi da tanto tempo per l'educazione, l'alfabetizzazione e la cultura finanziaria in Italia. Sul gruppo Facebook raccogliamo ormai 25.000 partecipanti che ogni giorno cerchiamo di fare del nostro meglio appunto per aumentare la consapevolezza legata al mondo degli investimenti. Per proseguire con questo percorso appunto di alfabetizzazione finanziaria abbiamo reputato che fosse utile per i risparmiatori avere in mano questo che è un bignami, no? Tutti i piccoli manuali sono fatti, raccolgono insieme un po' il meglio di alcuni contenuti che abbiamo divulgato nel corso degli anni, sono catalogati per argomento, offrono appunto il sottotitolo è Lezioni essenziali. Lezioni essenziali, nessuno può aspettarsi in un libro di trovare chissà quali segreti, questo ci tengo a precisarlo. Però semplicemente le lezioni essenziali per iniziare a diventare un investitore di successo, un risparmiatore di successo, acquisire, ripeto, maggiore consapevolezza. Il mondo va sempre più veloce ed è decisamente più complesso. Le sfide, le decisioni economiche che ogni giorno i risparmiatori sono tenuti a prendere sono sicuramente più complesse rispetto a quelle di 20 anni fa, ma anche rispetto alle decisioni di 10 anni fa. Una guida in tal senso può venire in aiuto, a nostro avviso. Assolutamente sì, se dovessimo rispondere appunto alla domanda che vediamo in sovrimpressione, ABC, che peraltro riprende anche uno dei manuali, ABC Finanza, no? Il primo, quello da cui tutto parte per poi approfondire altri aspetti proprio della finanza 360 gradi. ABC, quanto siamo amici della finanza, appunto, che voto diamo? Amici, nel senso che dovrebbe essere una materia che ci accompagna senza neanche farsi sentire, insomma,
un'amica, ecco, che ci accompagna durante le nostre giornate, ma quanto siamo amici della finanza? Negli ultimi anni qualcosa è stato fatto anche grazie alle iniziative governative della professoressa Lusardi e così via, e in generale c'è un po' più di attenzione. A nostro modo di vedere, non sempre nel modo giusto, perché diciamo, l'ABC della finanza non significa cercare di diventare dei trader esperti. Ci sono altre figure che fanno questo, figure professionali, anche i consulenti. ABC della finanza significa proprio, cioè, l'alfabetizzazione di base, che non sempre coincide anche con magari concetti matematici come l'interesse composto. Cioè, queste cose vanno conosciute oggettivamente, ma non ci si impiega neppure tanto a conoscerle. Per ABC della finanza noi intendiamo anche conoscere meglio se stessi, quindi comunque la propria psicologia legata al denaro, perché torno al discorso precedente, si tratta di prendere delle scelte. Le informazioni sono tante, bisogna anche conoscere come ragioniamo quando siamo di fronte a queste scelte. Ok, allora, secondo titolo che voglio proporti, che poi ci riporta anche al titolo di questo manuale, no? Educazione finanziaria, kit di sopravvivenza per investitori consapevoli. Dovremmo dire consapevoli o inconsapevoli, nel senso che il kit di sopravvivenza serve proprio per raggiungere la consapevolezza di cui stiamo parlando, ma partiamo dal presupposto che appunto questa consapevolezza manchi e quindi siamo ancora tutti un po' inconsapevoli? Sempre, ma perché siamo semplicemente esseri umani, cioè, ripeto, conoscere dei concetti anche basilari come la diversificazione, l'interesse composto, conoscerli da un punto di vista intellettuale non significa che poi li sappiamo applicare. Quindi c'è bisogno costantemente di tornare su questi argomenti. Perché faccio un esempio: quando i mercati vanno bene, tutti sappiamo che non bisogna mettere tutte le uova nello stesso paniere, queste frasi fatte. Ma quando poi c'è da applicarlo, magari in un momento di tensione, proprio come questo odierno, non è così facile, ti assicuro. Ripeto, è semplice capire il concetto, per carità, condividiamo tutti, applicarlo in maniera corretta, chiaramente nei momenti di tensione, che sono poi i momenti sui mercati in cui si decidono le proprie sorti come investitori di lungo termine, è più difficile, quindi è opportuno ritornarci su questi concetti qua, anche per chi magari ha comunque già una base, ha fatto qualche studio, si è già un po' informato. Io paragono in questo caso il concetto alla dieta. Tutti sappiamo che per stare in forma, diciamo, dobbiamo Sì. allenarci e mangiare bene. Semplice a conoscersi, un po' più difficile a farsi, perché le Certo. tentazioni sono tante, i momenti di stress ci sono, la disciplina, cioè non siamo come esseri umani, la disciplina è una competenza, è un'abilità che va coltivata e bisogna tornarci spesso. Assolutamente sì. Allora, adesso poi facciamo qualche esempio di singoli argomenti che tu hai voluto isolare appunto per questi manuali. Kit di sopravvivenza, perché come hai detto tu, Luca, insomma, è un po' la base della finanza, aiuta appunto a sopravvivere, a tamponare, no? Poi gli effetti anche negativi di quello che può succedere. Cioè, poi siamo anche in un momento particolarmente ad hoc e ci torniamo. Io, per esempio, ho preso questo, Guida antitruffa, come riconoscere difendere dalle truffe finanziarie, e qui si collega molto, no, all'aspetto del kit di sopravvivenza. Proprio in questi giorni io mi sono dedicata attraverso un articolo a questo, che sui mercati è molto meglio proteggersi dalle perdite che pensare ai guadagni. Per meglio dire, è chiaro che se si guadagna sui mercati, questo è l'obiettivo poi ultimo, però è molto più complicato non perdere e soprattutto poi riprendersi da una perdita, quindi bisogna partire da lì. Ed è importante anche eventualmente riuscire ad avere uno scudo contro quelle che sono le truffe, perché poi insomma quando ci sono di mezzo i soldi, basti pensare a quello, di truffe ce ne sono tante, è così? Assolutamente sì, abbiamo reputato opportuno inserire anche proprio una guida antitruffa, perché magari, contrariamente a quanto si possa pensare, sono enormemente diffuse, a maggior ragione oggi diciamo, online è anche più semplice propagandare queste truffe qua. Warren Buffett disse, no, regola numero uno, non perdere soldi, regola numero due, non dimenticare mai la regola numero uno, non c'è modo peggiore di perdere soldi che attraverso una truffa, non solo perché si perde del denaro, ma anche perché si perde completamente fiducia nel mercato, in coloro che ci stanno proponendo qualcosa e in se stessi, quindi un evento particolarmente dannoso anche da questo punto di vista. E ripeto, quando vediamo magari qualcun altro che viene truffato, magari
certe volte anche in modi un po' fantasiosi e un po' ridicoli da un certo punto di vista. Non corriamo l'errore di pensare che caschino nelle truffe solo persone un po', non lo so, sprovvedute. Non è così, non è così, perché cioè, Bernie Madoff, no, il truffatore finanziario più conosciuto, che ha inscenato la truffa più grossa di Certo. tutti i tempi, ha truffato persone di altissimo profilo e altissimo livello. Ok, le truffe chiaramente hanno Ah, anzi, quando le truffe arrivano da persone con un bel cervello, perché di quello si tratta, sono ben congeniate e quindi automaticamente vanno a fregare, persone che appunto hanno cervello. un livello, assolutamente, sì, perché comunque anche le persone con cervello hanno comunque un'anima e sono spinte dall'emotività, Esatto. hanno gli stessi istinti che hanno tutti, quindi se gli viene presentata nel giusto modo, magari un'occasione di guadagno senza rischio, se gli viene presentata in modo, cioè, da un truffatore che sono bravi, poi i truffatori purtroppo questo è il problema, si corre il rischio di, sono bravi a truffare, nel senso, sono bravi a vendere le cose, chiaramente in quel senso, si corre il rischio comunque di cadere in questi discorsi qua, insomma. Certo, assolutamente. Guarda, cosa ti pesco a questo punto, l'altro manuale, Soldi e Cervello, si parla di ovviamente economia comportamentale, finanza comportamentale, perché intanto l'emotività rischia a volte davvero di far crollare tutto, cioè quando agiamo d'impulso senza mettere in atto il cervello. E questo è un errore che facciamo tutti, perché tutti noi, ma anche non solo nella finanza, ogni giorno a volte siamo portati a dire una cosa senza riflettere troppo e quella cosa magari poi dopo diventa un'arma a doppio taglio, no? Cioè bisogna sempre pensare, banalmente si dice riflettere prima di dire anche solo mezza cosa, figuriamoci quanto bisogna riflettere prima di usare i nostri soldi, no? E questo è importante, la finanza comportamentale. È vero, Luca, che anche appunto gli investitori più consapevoli, più che tutti i giorni maneggiano i soldi, operano sui mercati, spesso si lasciano ingannare da questo, cioè non mettono in atto un meccanismo per cui insomma, si lascia da parte l'emotività. Assolutamente sì, perché sono umani. Anni fa, quando è stata magari iniziata a divulgare la finanza comportamentale, c'era un attesamento quasi punitivo, no? Gli investitori sono irrazionali, dobbiamo cercare di renderli più razionali. Non funziona così. Cioè, noi tutti, da Warren Buffett in giù, da un punto di vista di investimenti, saremo tutti, finché continuiamo a essere degli umani, e mi auguro che non verremo mai sostituiti dai robot, saremo sempre assolutamente programmati uguali, quindi l'istinto, il sistema 1 di Daniel Kahneman, sarà sempre una possibilità che avremo e che sarà la prima, diciamo, il primo pensiero che faremo in determinati momenti, che sono poi, ripeto, quelli dove dobbiamo prendere delle decisioni. Siamo fatti così, come fare quindi per evitare che questa emotività umana ci travolga e ci faccia commettere costantemente errori? Sì. Accettarla in primis, accettarla quindi senza colpevolizzarsi e imparare appunto a conoscersi, cioè tutti saremo sempre avversi alle perdite. Quando Warren Buffett deve vendere un'azione in perdita perché non è andata secondo quanto aveva programmato, sono sicuro che lo fa arrabbiare. Poi arrabbiarsi non vuol dire disperarsi, andare in panico, certamente, però quella sensazione di disagio, che deriva appunto dall'umana avversione alle perdite, la prova anche lui, la Ah, prova assolutamente anche lui. E non certo. usciamo da questo discorso qua perché siamo degli esseri umani, chiaramente. Cosa va fatto, secondo me, da questo punto di vista? No, cioè conoscersi, conoscere questi tipi di bias, di euristiche, di distorsioni cognitive a cui siamo soggetti e cercare di prepararsi un po' prima, quindi costruire l'arca prima del diluvio, insomma, del momento del bisogno, così consapevoli di cosa può succederci, cioè di come può ragionare talvolta in maniera subottimale, sbagliata, diciamo così, il cervello, siamo più pronti per poi mettere in atto delle contromosse, perché se non sappiamo cosa ci può succedere da un punto di vista emotivo, ci coglie alla sprovvista e facciamo tutti i classici errori. Certo, ma anche perché ogni singola azione, ogni singolo movimento poi si ripercuote ovviamente su quelli che sono i movimenti del mercato, perché è il cosiddetto panic selling, lì ovviamente è un atteggiamento amplificato, però se tutti, no, si mettono a vendere a delle posizioni, a chiudere delle posizioni senza ragionarci, poi dopo ovviamente le quotazioni eccetera scendono ancora di più, il mercato viene penalizzato, e insomma quindi ci rimettiamo tutti. Guarda, peraltro, altro manuale, grande investimento.
investitori e le migliori citazioni degli investitori entrati nella leggenda. Io amo particolarmente gli aforismi e le frasi, e ancor di più quelle relative alla finanza. Leggo: il rischio viene dal non sapere cosa stai facendo. Appunto, la maggior parte delle volte si rischia proprio perché non si sa, e quindi automaticamente torniamo un po' al discorso della consapevolezza, no? Da cui siamo partiti, Luca. Assolutamente sì, chiaramente in finanza, andando un po' più a discorsi magari più da professionisti, c'è il rischio, ma c'è anche l'incertezza fondamentale, sono dei cose diverse, c'è la volatilità di breve termine, quindi sono vari concetti che andrebbero un po' approfonditi. Un'altra delle, cioè, non solo c'è magari una certa alfabetizzazione finanziaria, ma c'è anche un po' di alfabetizzazione per quanto riguarda il concetto di rischio. Faccio un esempio Sì. semplice, semplice che magari abbiamo già sentito. Anche solo accettare che a un maggior potenziale rendimento viene associato un maggior rischio, questa è un'altra degli ABC della finanza. Bisogna appenderselo lì nella scrivania con un post-it per ricordarselo ogni giorno, perché certo che è semplice da dire così, non sempre si riesce a ricordarselo quando magari ti viene proposto, torniamo al discorso delle truffe, un investimento particolarmente vantaggioso, oppure ti viene detto no, no, questo zero rischio, però un buon rendimento. Queste cose qua non funzionano perché rischio e rendimento vanno di pari passo, quindi anche una maggior alfabetizzazione al rischio. Sono concetti un po' complessi questi qua, però almeno l'ABC Beh, si deve conoscere. assolutamente sì. Poi dopo, appunto, come detto, non è che dobbiamo essere tutti super espertoni, no? Avere solo un'infarinatura, come per tutte le cose. No, per tutte le cose no, non è che dobbiamo sapere, che ne so io, di fisica o di astronomia, ma la finanza ha a che fare proprio con la nostra vita di tutti i giorni, è lì, no, la differenza, non dobbiamo essere tuttologi. Mi parli di questi due progetti, appunto, abbiamo detto, co si contribuirà con questo cofanetto all'alfabetizzazione finanziaria di migliaia di studenti delle scuole medie e poi al finanziamento di tre borse di studio. Raccontami. Sì, con Aegis e l'XInvest siamo partner da tempo di Vic School, una startup di Pasquale Battaglia, fondata da Pasquale Battaglia, che va a formare gli insegnanti delle scuole medie al fine poi di divulgare buoni concetti di economia domestica, finanza personale, risparmio agli studenti. Siamo loro partner perché ci piace proprio la loro didattica. Non è facile, diciamo, insegnare questi concetti e ingaggiare, rendere un po' partecipi ragazzi di quell'età. Loro sono molto bravi in questo, ci collaboriamo già dall'anno scorso e una parte del ricavato dalle vendite di Wikileaks Essential viene devoluta per alfabetizzare, appunto, contribuire all'alfabetizzazione di studenti. Gli studenti Certo. delle scuole medie. E invece io da grande sarò, è un progetto della Fondazione Angelo Affinita che va appunto a concedere, abbiamo finanziato tre borse di studio per aiutare chi magari è diciamo, uno studente brillante, però non ha semplicemente i mezzi economici magari per affrontare dei percorsi universitari di alto livello. Perché i giovani? Perché i giovani e perché diciamo, persone che non hanno grandi disponibilità economiche. È importante da un punto di vista sociale, in ogni caso, una società che ha a cuore questi argomenti è una società migliore per tutti. Queste attività qua si fanno chiaramente senza il nostro modo di vedere chi sta meglio, tra virgolette, perché gli affari stanno andando bene o dispone dei risparmi da investire, che sinceramente è una situazione di privilegio e di vantaggio, perché non tutti dispongono di questi capitali. Certo. A mio modo di vedere, è una cosa utile. E diciamo aiutare pro bonis chi non ha queste Assolutamente, competenze o queste capacità, assolutamente. insomma. Ecco, a proposito di risparmio, c'è anche un manuale proprio dedicato al risparmio, peraltro ho aperto proprio, ci sono vari suggerimenti chiaramente su una regola che a me piace molto, che è quella poi più basica del 50-30-20, di come suddividere, no, quello che abbiamo a disposizione, a prescindere da quanto abbiamo, possiamo avere anche poco non, per risparmiare, ecco, poi ci mancherebbe, dipende dalla situazione economica di ciascuno, però non servono ingenti capitali, però qualora avessimo un gruzzoletto, no, destinare la maggior parte delle spese a quelle essenziali e poi il resto suddividerle in ovviamente attività di svago e una piccola parte da tenere lì come tesoretto per le emergenze. A proposito di emergenze, Luca, Finanza e Cigni Neri, altro titolo che ci riporta all'importanza di conoscere i punti base, quanto, visto quello che sta succedendo, allora quello che sta accadendo
succedendo è più che un cigno nero, cioè mi riferisco al conflitto russo in Ucraina, però chiaramente è un classico cigno nero perché nessuno l'aveva previsto, anzi è arrivato in un momento in cui si cominciava finalmente a parlare di ripresa dopo i 2 anni di Covid che invece hanno penalizzato decisamente tutti noi. Quanto è importante ancora di più avere conoscenze finanziarie quando capitano questi momenti? Allora, momenti come questo, magari detto questo non sappiamo come si evolverà e speriamo sinceramente per il meglio, però se c'è da dire una, cioè, c'è da dire una cosa, se c'è una cosa costante nella storia dell'uomo sono le guerre, quindi da questo punto di vista era è imprevedibile chiaramente perché insomma, nessuno se lo può mai aspettare, però insomma, fa parte della storia dell'uomo, le guerre come fanno parte della storia dell'uomo anche le pandemie, quando ci finisci in mezzo non fa piacere certamente, però insomma. Non, la storia dell'uomo è fatta così. C'è da dire una cosa: negli ultimi 20, 30, 100 anni, da quando c'è un po' un mercato moderno, non sono mai mancate, in ogni caso, mai, 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 le occasioni di panico e di tensione. Crisi petrolifera, energetica negli anni 70, l'11 settembre, grande crisi finanziaria, ce n'è sempre una, Manu, cioè, ce n'è Ah, sempre una sì. e non arriverà veramente mai il momento in cui sarà tutto pronto, perfetto, pianeti allineati per un investimento senza rischio. Ogni volta ci fa male, ogni volta ci sorprende, diciamo, ogni volta non è piacevole, però diciamo, questo è un po' il mondo in cui viviamo. Da questo punto di vista, per gli investitori può essere utile chiaramente focalizzarsi, per gli investitori veri di lungo termine, focalizzarsi appunto sul lungo termine, che non essere preso come un palla lunga, un lancio lungo per rimandare al futuro le soddisfazioni, ma semplicemente quella quantità di denaro che si è progettato e pianificato di investire per il lungo termine, dove per lungo termine intendo superiori ai 10 anni. Quella parte di denaro là non deve essere influenzata, o meglio, le scelte che facciamo su quel portafoglio non devono essere influenzate da avvenimenti di breve termine, per quanto epocali o comunque particolarmente dannosi. Quindi questo è un primo fatto che alla fine parliamo sempre di ABC anche qua, lungo termine, anche questo è un concetto base, oppure ancora la diversificazione. Certo che chi oggi è particolarmente esposto magari sul, faccio esempio, il mercato italiano che negli ultimi proprio giorni sta andando molto male, o anche l'Europa in generale, certo che sta soffrendo particolarmente, ma magari un portafoglio robusto che al suo interno ha le materie prime, l'oro, un po' di governativo breve termine e dollaro. Sì, non è stato proprio il miglior inizio anno di tutti i tempi, ma sinceramente, diciamo, portando a casa un ribasso molto, molto, molto sereno. Quindi anche questa è diversificazione ABC, vorrei vedere però chi lo fa veramente all'interno dei portafogli nel modo corretto, insomma. Certo, quello sicuramente. Allora, Luca, per aiutare l'educazione finanziaria, come fare a avere questo cofanetto? Allora, si può andare su lxinvest.com/, aspetta che guardo perché non me lo ricordo, è un titolo lungo lungo, Va lxinvest.com/wikileaks-altro-essentials, bene. Ok. essentials, ok, Comunque, oppure perché magari esatto. andate sul nostro gruppo Facebook Esatto. Wikileaks Finanza Personale Investimenti, una community di risparmiatori e investitori e vi troverete a vostro agio. Appunto, poi c'è anche volendo il tuo account personale, ma Sì, comunque noi siamo qui per qualsiasi informazione. Grazie Luca Lixi, consulente finanziario indipendente, per questa interessante puntata dedicata all'educazione finanziaria. Naturalmente proseguiremo anche noi in prima fila con questo, aiutati anche da voi se vorrai, ti aspetto presto sulle fonti TV. pronti a contribuire. Grazie, Grazie grazie e buon proseguimento Luca. a tutti. Ciao a tutti, grazie.